Il ragionamento è stato proprio pensando alla nostra situazione paese, al nostro sistema paese, l'idea di creare una comunità di super esperti in grado di non essere una sorta di elite, ma di essere quelli che, fatemi fare una battuta da endocrinologo, trasducono il segnale fra l'idea del digitale fino all'applicazione pratica è ovviamente il sistema più rapido per ottenere un qualche cosa che, come ha detto anche oggi la ministra Messa, farlo arrivare a pieno regime richiederà un certo tempo. Quindi questo è il sistema più rapido, proprio perché l'idea è di mettere a disposizione il sistema universitario come certificatore di una attività di formazione comune di queste persone, quindi dal nord all'estremo sud della nostra lunghissima penisola, creando una comunità che abbia anche in mente una cosa che io ritengo vitale, la democrazia sanitaria, cioè dall'utente alla infrastruttura, alla possibilità di collegamento nel più remoto posto d'Italia, tutto deve essere plausibile per tutti, altrimenti avremo anche in quel caso un'elite di pazienti, un'elite di strutture sanitarie e questo non può andare bene. Quindi noi affidiamo a queste persone che formeremo, se ci verrà data l'opportunità, in ambito accademico al più presto, il compito anche di dare questa uniformità al territorio nazionale nella formazione di questa nuova sanità digitale.